Ciao Micaela. Ciao. Complimenti. Grazie. Allora, è andata benissimo. Grazie. È andata benissimo. Guarda, siamo senza fiato. Ti confesso che sono un po' scosso perché è stata una proiezione calorosissima e non smettevano da applaudire. Li abbiamo fatto scendere noi, adesso basta perché dobbiamo collegarci con Fabio, lasciateci andare. Micaela, io ho molta fiducia in Paolo, ma vorrei che tu confermassi, è andata così? Sì, guarda, è andata proprio così. Noi lo sapevo, mi fai fare la figura del mitomane. No, ero lì tranquilla, che guardavo il film, lasciavo andare le note di Gino Paoli, poi a un certo punto si sono accesi dei fari su di noi e mi sono svegliata che eravamo alla Kenzen, giustamente. Beh, molti, molti complimenti. È stato molto bello, è stato veramente toccante. Quindi grazie, saluto. No, non perdetevi questo film, ci sono... Studio. Noi siamo molto felici di promuovere sempre il cinema italiano e ci sono molti film da andare a vedere, ma è sempre una serata piacevole andare al cinema e in questo caso peraltro è un film davvero, davvero importante e delicato. Micaela, io ti avevo fatto una promessa l'anno scorso quando sei venuta da me in trasmissione, che ti avevo regalato gli strumenti, gli attrezzi per fare giardinaggio, sì, di cui tu sei appassionata in questa stagione, e ti avevo promesso che ti avrei dato anche i guanti da giardinaggio. Sì, l'ho fatto anche nel film. Sì, lo so, ecco qua, c'è un pacchettino per te. Ah, ecco quella, il regalo. Quella è la mano nera di Profondo da parte Rosso, di Fabio. Però invece, ecco. Aspetta, potresti restituirli? No, come restituirli? No. Fabio, vuoi che lo scarto qui sulla closette? Sì, sono dei guanti da giardinaggio, l'ho detto. Cos'è? Però non è che non è una sorpresa, però insomma è un pensiero. È un pensiero, come vabbè, è un pensiero molto carino. Senti Paolo, intanto ci dici questa sera che grazie, cosa vi aspetta? Fabio. Party, feste. Adesso andiamo a festeggiare in una terrazza qui davanti, che bello. Con tutto il cast, con i produttori, con gli amici, ci godiamo questa accoglienza che è stata veramente affettuosissima. Paolo, un'ultima domanda. Soprattutto grandissime risate. Paolo, un'ultima domanda, perché tenevi due microfoni dimmi. In mano? Perché io scartavo il tuo regalo nel frattempo. Ah, perfetto, no, pensavo fosse una cosa di stereofonia. Va bene, allora Paolo, grazie infinite, non perdetevi la pazza gioia. Grazie come a Michela Lavello, ti lasciamo con questo tramonto grazie, di carne. Complimenti, viva il cinema italiano, ciao ragazzi.